Ciao a tutti ragazzi di Dinorec, bentornati sul canale. Eccoci qui al consueto appuntamento del Mattel-D, tutti matti per Mattel. Per la linea Hammond Collection, eccovi un altro modellino importante ragazzi, perché il Velociraptor più famoso del mondo è qui dinanzi a voi in una linea che sta facendo dinosauri davvero fatti bene. Che poi non sarebbe neanche un Velociraptor, lo sappiamo, ma è un Deinonychus in realtà. Ormai è una cosa che sanno tutti, il Velociraptor di Jurassic Park in realtà era un Deinonychus. Il Velociraptor era grande come un tacchino, mentre il Deinonychus era grande come un cane. Se seguiamo questa regola non ci possiamo sbagliare. Lo cantavano anche gli 883, vi ricordate la canzone? La regola Deinonychus non sbaglia mai. E quindi Velociraptor Antilopus blu. Ovviamente sulla scatola non c'è il logo di Jurassic Park che abbiamo visto la settimana scorsa sulla scatola dell'anchilosauro, ma c'è il logo di Jurassic World. Perché ragazzi? Perché lui è apparso per la prima volta, vedete qui il logo, è apparso per la prima volta proprio in Jurassic World, in Jurassic Park lui non c'era. La Mattel negli anni ci ha riempito di blu per venire incontro alla nostra ancestrale recondita voglia di animali da compagnia. La Universal ha trasformato degli aggressivi dromosauridi in docili animali pet. La colpa è tutta sua, che con la sola imposizione delle mani ha dato inizio a questo circolo vizioso. In realtà no. La colpa è sua, del dottor V. Mentre gli altri costruivano parchi a tema, V giocava con la genetica. Per chi non lo sapesse, Blu è il velociraptor striato blu apparso per la prima volta in Jurassic World. Nato dal programma Ibris su Isla Nublar, Blu venne addestrato proprio sull'isola. Il dottor V plasmò il suo DNA creando il più intelligente dei raptor, dandogli anche un carattere particolarmente empatico. Ben presto Blu diventerà la leader del gruppo di Velociraptor, diventerà il capo e sarà anche l'ultima a sopravvivere perché gli altri moriranno tutti. Quindi ecco, Charlie e Delta sicuramente non li vedremo più, salvo ovviamente poi possono succedere mille cose, recuperano il DNA eccetera eccetera, però diciamo che lei è stata l'unica sopravvissuta del team di Raptor, della Raptor Squad iniziale. Riprodotta per partenogenesi, Blu ci ha accompagnato per tutti e tre i capitoli di Jurassic World, anche se nell'ultimo Dominion fa un po' da comparsa. Oggi analizzeremo il modellino della Hammond Collection e sinceramente io mi aspetto tanto da questo modellino. Scartiamolo. Eccolo qua. Allora, già noto una cosa molto gasante, che la coda ha dentro il fil di ferro, quindi vedete che si può orientare e non presenta quei fastidiosi segni di giuntura che secondo me rendono quasi tutti le action figure poco realistiche. Vedete come abbia tanti punti di articolazione rispetto ai Raptor del passato, però andiamo con ordine. Ovviamente la nostra Blu è in scala con tutti gli altri modelli di questa linea Hammond, quindi è in scala 1-18. Blu, come vedete, è uno di quei pochi dinosauri riconoscibilissimi già dal primo sguardo, appunto grazie a questa livrea, a questo display che gli attraversa il corpo. Questo modellino, pensate, ha 14 punti di articolazione. Ve li faccio vedere tutti. Allora, la base del collo, poi vedete l'attaccatura tra testa e collo proprio qui. Poi abbiamo l'articolazione della bocca. Tutte le articolazioni sono molto fluide perché presentano, vedete, come l'articolazione anche della testa, presentano delle testine tonde che servono appunto, delle sfere che servono appunto a far roteare meglio le articolazioni. Vedete come anche sul braccio, dove c'è l'articolazione della spalla, l'articolazione dell'avambraccio, peccato che non ci sia l'articolazione della mano, che sarebbe stata una chicca in più. Invece per quanto riguarda la parte posteriore abbiamo le articolazioni delle gambe, vedete anche questa del ginocchio pure non può fare un grandissimo movimento, però c'è, e l'articolazione del piede, questa è molto importante per fargli prendere le pose e la stabilità. Tra l'altro notate piedi davvero molto piccoli, questa è una chicca incredibile se pensiamo che nemmeno tanti mesi fa la Mattel faceva uscire
i suoi modellini con dei piedi enormi. La coda, come vi ho detto prima, bella perché è un blocco intero, e soprattutto c'è soltanto lo stacco qui all'attaccatura, poi si può piegare grazie al fil di ferro. Una cosa che mi sgasa del fil di ferro è che rimane sempre questo peduncolo un po' stile coda di maialino, che non mi fa tanto impazzire. Però ragazzi, devo dire che a livello di articolazione è un bel modellino, possiamo, e nonostante i piedi piccoli, possiamo trovare l'equilibrio in, diciamo, inclinando il dinosauro, adesso inclinando il dinosauro in diverso modo, può reggersi comunque in equilibrio, vedete, tiene abbastanza. D'altronde è un giocattolo, è concepito come un giocattolo seppur da collezione, quindi deve essere giocabile. Nessun bambino ha piacere a vedere il proprio giocattolo che cade ogni 2x3. Noto con piacere che in blu gli occhi glieli hanno fatti di vetro. Nell'anchilosauro della settimana scorsa, avete visto, non avevano fatto l'occhio in vetro, qui invece torna. Vedete che è caratteristico proprio l'occhio di vetro per i modellini, mi rimandano un po' ai modellini del passato, quindi questa è una cosa che mi gasa tantissimo, anche se purtroppo, essendo così piccolo, si fa fatica a vedere il colore dell'occhio. Perché? Perché rimane troppo scuro. Io adesso sto cercando di muovere il faretto per provare a farvi vedere il colore come lo vedo io. Eccolo, vedete, c'è anche la tipica pupilla a fessura. Questa della pupilla a fessura è una cosa un po' ambigua, nel senso che noi sappiamo che hanno fatto Jurassic Park le pupille a fessura, quando, diciamo, in natura animali che distanziano la propria testa dal suolo così tanto probabilmente hanno le pupille a sfera, mentre serpenti e altri animali che camminano pari al suolo più o meno hanno, per un fatto di rifrazione della luce, le pupille a fessura. Però ragazzi, non soffermiamoci troppo, questa deve essere un modellino quanto più vicino alla figura vista in Jurassic Park, in questo caso Jurassic World, quindi va bene che gliela abbiano fatte così. Vedete, questa è una differenza, per farvi capire, una versione precedente di Mattel, vedete l'occhio dipinto di giallo e questo invece l'occhio più scuro, come sembra più scuro l'occhio in vetro. In realtà l'effetto, secondo me, è molto più carino nel Velociraptor della Hammond. Io almeno la penso così. La linea Hammond, essendo una linea speciale, una linea esclusiva, deve avere una cura speciale. Infatti è così. Io il dettaglio di questi Velociraptor, il dettaglio di questo Velociraptor non è male, anche se secondo me i denti potevano farli meglio. Non mi piace tanto come è fatto l'interno della bocca, anche se noi prendiamo i Velociraptor passati, notiamo che comunque i passi in avanti ci sono stati. Vedete la bocca di questo Velociraptor, comunque come i denti sono più grossolani. Notate che nell'Hammond Collection c'è una cura maggiore anche della dentatura, anche se siamo ben lontani dalla cura e il dettaglio della dentatura del giganotosauro, sempre di questa linea. La linea Hammond, essendo una linea con più cura e più dettaglio, ha anche un costo superiore rispetto agli altri modellini della Mattel. Nonostante credo che avrebbero potuto realizzare la dentatura probabilmente in maniera più accurata, mi piace il fatto che abbiano dato a questo modellino, cioè che questo modellino abbia fatto un passo in avanti rispetto alle versioni del passato. A fine video vi farò vedere anche un confronto con tutte le altre specie, per adesso, che abbiamo visto sul canale, e vedete come l'occhio in vetro sia comunque una caratteristica di questa linea. Le squame sono scolpite abbastanza bene. Vedete che c'è comunque una presenza di piccoli tondini, piccoli squame che al tatto danno una bella sensazione, sotto invece liscio, ma la parte laterale e la parte dorsale presenta appunto delle micro squame che danno una bella sensazione. Sopra, sulla colonna vertebrale, c'è anche, vedete, queste zigrinature che evidenziano la spina dorsale sottostante. Vedete che cura anche nel realizzare le pieghe della testa e l'attaccatura con il collo.
Se consideriamo che il display blu, che dovrebbe percorrere tutto il corpo, in realtà in blu va sopra alla coscia e sulla parte dorsale, qui invece finisce sulla coscia, e vedete quando si muove, quando il dinosauro muove la gamba, si spezza il display e in una maniera del tutto innaturale. Questa cosa qua sinceramente mi sgasa e non me l'aspettavo da questa linea. Addirittura nella vecchia versione l'avevano fatto bene, questa cosa mi sgasa. Inoltre nella vecchia versione vedete sulla testa, sulla faccia, come è tutta la stessa colorazione, mentre il blu della Hammond Collection è bianco sulla parte della mascella. Questa cosa pure mi sgasa, perché in realtà il vero blu ha la testa più come la versione, diciamo, vecchia rispetto alla Hammond, e questa cosa qua non tanto mi gasa pure, cioè a livello di colorazione preferisco questo sinceramente, anche perché questo errore del display blu che taglia la gamba in questo modo lo trovo pazzesco. Ovviamente hanno dipinto gli artigli dei piedi e anche gli artigli delle mani, a differenza del Velociraptor della linea precedente, sempre Mattel, dove hanno dipinto gli artigli dei piedi ma quelli delle mani no. E questa è un'altra cosa che dimostra cura per quanto riguarda i dettagli nella linea Hammond. Peccato davvero, questa cosa della striscia la trovo inconcepibile, un errore veramente pacchiano. Peccato perché la striscia l'avevano anche realizzata bene a livello di colorazione, con la giusta tonalità di blu, diciamo forse un po' chiaro, ma con il bianco a contorno come si vede nel film. Resta comunque un ottimo modellino, sicuramente per tutti gli appassionati della saga e soprattutto per gli amanti di blu è un pezzo davvero imperdibile. Hammond Collection. I suoi 14 punti di snodo lo rendono un must have per gli amanti delle action figure e sicuramente per chi colleziona la linea è uno dei modellini al prezzo più basso, comunque, anche perché è uno dei più piccoli. Adesso però vediamolo in confronto a tutti gli altri modellini di questa linea che ho recensito fino ad oggi. Ve li faccio vedere in ordine cronologico, così vi rendete conto anche della proporzione, della differenza di grandezza che c'è tra un modellino e l'altro in rapporto proprio a Velociraptor. E con il rapporto al Tyrannosaurus Rex, il primo modellino della Hammond Collection che io ho recensito, Tyrannosaurus Rex, che presenta delle chicche incredibili, soprattutto vedete l'occhio, la bocca all'interno molto morbida che ridà proprio la sensazione di bocca vera, ma purtroppo non ha goduto dell'aggiornamento sui piedi, perché i piedi del tirannosauro di questa versione sono davvero troppo grandi. Però resta una figura notevole per la linea Mattel. Recensione che potete riprendere sul canale se non l'avete ancora vista. Eccolo invece in rapporto al secondo modellino che ho recensito sul canale, il mitico John Hammond. Anche di lui un bel unboxing in cui ve l'ho fatto vedere e vi ho raccontato un po' di cose anche sul principale artefice del Jurassic Park. Vedete come purtroppo, nonostante siano della stessa scala 1:18 e siano fatti anche abbastanza bene in scala, in realtà il Velociraptor è un po' troppo grande rispetto a quello del film, che era un po' più piccolo, leggermente più piccolo, e poi è dannatamente troppo grande rispetto proprio al vero Velociraptor. Decisamente più grande invece il Giganotosauro. Guardate che bestia enorme. In realtà il rapporto non doveva essere così, ma doveva essere probabilmente ancora maggiore. Però vedete che bello anche il Giganotosauro. Questa è una figura meravigliosa di questa linea, anche lui recensito sul canale. Guardate che occhio, lui secondo me ha l'occhio più bello fino adesso di quelli che ho visto. Guardate che differenza di mole. E dopo il Giganotosauro, il mitico Terizinosauro. Anche lui è un action figure, un modellino della Mattel fantastico, davvero incredibile, soprattutto grazie alle braccia che presentano un ampio spettro di movimento, davvero gasantissimo come dinosauro. Anche lui, veramente, vedete che differenza con il Velociraptor. Qui invece vedete la differenza tra il Brachiosauro, il più grande di tutta la linea della Hammond, ma penso proprio di in generale della Mattel, e il Velociraptor. Praticamente è grande poco più di un piede. Se non avete visto la recensione del Brachiosauro, vedetela, perché è veramente un modellino eccezionale. E infine l'ultimo che abbiamo visto la settimana scorsa, l'Ankylosauro.
ultimo, ma non per questo ultimo, nel senso che anche lui è un bellissimo modellino, soprattutto a bocca chiusa, diciamo. E eccoli qua. Chissà quale sarà il prossimo Hammond Collection. Ovviamente cercherò di recensirli tutti, quindi mi raccomando, se vi va di seguirmi in questa avventura, iscrivetevi al canale e vi arriverà la notifica ogni martedì alle 14:30. E quindi da me e dal Velociraptor di Jurassic World Blue è tutto, ci vediamo alla prossima.